Se prima avevi una minuscola speranza, adesso speranze non è più, perché il sogno scudetto è andato. Se prima l'Inter era a 7 punti, adesso può, anzi era a 4, adesso può allungare a 10, perché c'ha sempre quella di recupero. Ma ormai non ci interessa più, perché è andata, ragazzi. Abbiamo fatto un punto in 3 partite. Tu da quando mi hai pareggiato con l'Empoli hai perso la speranza. Poi con l'Inter è stata quella decisiva. Hai detto, vabbè, ma che cazzo giochiamo a fare ormai? Ma spero che almeno per la Coppa Italia, l'unico trofeo che ti puoi portare a casa è hai le 2 partite con la Lazio, se le vinci o se vinci e pareggi, c'hai la finale. Vi prego, almeno la finale di Coppa Italia, giochiamocela e vinciamola, per favore, non vi chiedo altro. Poi ragazzi, perché è entrato Cherry all'85esimo? Io Cherry lo farei entrare in una partita che stai vincendo 3-0 all'80esimo, lo metti. Così, va bene, dici, è una punta in più. Cosa ti può fare? Quelli hanno fatto l'unico tiro in porta, l'hanno fatto e l'hanno segnato. Noi no, anche perché noi quanto tiriamo ogni partita, al massimo ci facciamo 3 tiri in porta se va bene, in 95 minuti. Che dobbiamo fare? Sì, 3 partite di fila che facciamo schifo. Abbiamo sempre fatto schifo in questo campionato. Ho sempre detto abbiamo giocato bene. No, ogni video non ho detto che abbiamo giocato bene. Abbiamo giocato sempre male, abbiamo avuto sempre il culo. Sì, anche con la bravura, con i meriti. Ma la benzina ora è finita. Basta, è tutto perso. C'è il Milan che ha un punto da te adesso. Vuol dire che il secondo posto è a rischio, quindi o ti svegli perché già mi hai perso 3 pu 9 punti, di cui 6 in 2 partite con le piccole, perché l'Empoli è... no, ultima è la Salernitana, l'Empoli è terz'ultimo, quart'ultimo, co così come l'Udinese che stasera vincendo è andata un pochettino oltre. Quindi cosa dobbiamo dire? Ancora tutti gli scontri diretti, a parte l'Inter, ci sono la Lazio, la Roma, l'Atalanta. Il Milan, la Fiorentina c'è, perché la Fiorentina si sta giocando anche il posto per l'Europa. Hai ancora il Torino, che il Torino è la terza miglior difesa del campionato. Va bene che il girone di ritorno è iniziato da poco, ma già nel girone di ritorno tu mi hai perso, no, 8 punti su 9 fattibili. Quindi, partita che è iniziata male ed è finita peggio, perché... Già che vedere in campo Alexandro è un qualcosa di orribile, poi che Alexandro fa il fallo che provoca il gol, è da lì che nasce il gol, da un fallo di Alexandro. È sempre lo stesso Alexandro su quella punizione, te la gli sbatte addosso e non spano. Che spazi? Ma cosa siamo? Spazzare? Ma che cos'è? Ha preso dai fra stasera Alexandro, non la spazza. Ovviamente, quello gli torna, tira e segna. Giustamente. Stasera tutto orribile. Non solo Alexandro, anche se abbiamo giocato con uno in meno a partire dall'inizio. Ma poi Locatelli sappiamo che è limitato. Il suo, quello che fa, fa. Alla fine, ma lo fa male. La verticalizzazione non esiste. E invece due che stasera ci hanno provato un pochino sono Cambiaso e Chiesa. Chiesa è stato l'unico che ha tirato, anche se tirava da fuori area, ma almeno ha tirato. E Cambiaso cercava di servire qualche assist, almeno lui. Se la palla su quel traversone fatto per il Diz, se lì il Diz colpiva bene, era gol, che sarebbe stato regolare. Il gol fatto dalla Juve invece era fuori, la palla era uscita nel calcio d'angolo. Chiesa batte corner, poi carambola, Milik segna, ma la palla aveva oltrepassato la linea di fondo, quindi irregolare, giusto annullarlo. Bremer salta la prossima contro il Verona, che a sto punto lo dice, che cazzo dà la guardia a fare? Non lo sa, guarda, per piacere, che deve fare? Ormai è andato tutto. Se giochiamo per il secondo posto, come dice Allegri sempre... Lottiamo per la Champions. In questo momento l'Atalanta è a 11 punti da noi con una partita in meno perché c'ha la partita contro l'Inter. Che adesso non so più cosa sperare. Semplicemente l'Inter ormai la seconda stella se l'è portata a casa, è finita. Ci sono 4 posti per la Champions, anzi, forse 5, dipende da quello che succede, si arriva al quinto posto. Comunque. Ora non pensiamoci più, tanto è andato, quindi speriamo.
Speriamo in questo posto Champions, come dice Max. Max, hai rotto il cazzo, per favore, a fine anno fai quello che devi fare e fallo per il nostro bene. L'abbiamo elogiato, sappiamo che non è colpa sua anche, un pochino per il non gioco che abbiamo. Però mettere quel Cherry anche, diciamo, non è che abbia aiutato molto stasera nella partita. E la squadra è quello che è. Anzi, come siamo secondi, non una stregoneria. Quindi, detto ciò, ragazzi, io nella più calma possibile, come ho fatto a non spaccare il divano, non lo so stasera, però dovevo spaccarlo già contro l'Empoli. Porco Dio, questo serviva. Ciao.